Ora vediamo cosa riuscirà a fare. Questo treno contro i blocchi di Super Mario riuscirà a sfondare il muro? Riuscirà a ridurlo in tanti piccoli pezzettini? Guarda la velocità che sta accumulando, il miglior treno di Besiege di sempre! E va in contatto! Ok, salve a tutti, sono Spigioc e bentornati in Besiege una volta ancora. Oggi siamo qui con uno dei migliori mech che abbia mai visto. È un qualcosa di veramente straordinario. Perché? Perché può andare avanti come se fosse un carro armato. Guardate i cingoli super fighi e un sacco di armi pronte a essere sfoderate. Possiamo muovere le sue armi! Possiamo muovere le sue braccia con una potenza incredibile. Oh mio Dio, ma c'è già pure il gomito che spara fiamme. Ah! Oh yes. Ha un sacco di armi da fuoco che vi mostrerò fra poco contro quelle belle tende e contro anche dei castelli. Ma la cosa più figa di tutte è la cicca che ha in bocca e che fuma mentre semina distruzione e panico fra le genti di questo posto. E vediamo cosa può fare contro questi stupidi villici. Ho a disposizione differenti armi su questo incredibile mech. Abbiamo delle balliste qui in cima e delle balliste anche sotto. E dei cannoni. Voglio sperimentarle subito. Cerchiamo di prendere bene la mira. Mettiamoci con inquadratura bella figa e facciamo fuoco. Woohoo! Oh mio Dio, una ha mancato le tende, ma forse ne ha beccate altre lì dietro. E con una invece abbiamo centrato perfettamente l'obiettivo. E infine, ci sono anche delle balliste sotto le braccia. Pronte a essere sparate contro l'avversario. Yes! Abbiamo testato le balliste contro le tendine mongole. Ma i cannoni, beh, i cannoni devono essere testati per forza contro questo castello. Ok, con questo pulsante, a quanto pare, stiamo emettendo dei gas naturali che servono a riscaldare le nostre spalle, perché soffriamo di reumatismi. Per azionare i cannoni, ovviamente, come potete notare, siamo troppo alti. Dobbiamo per forza abbassarci. Esatto, questo coso... No, no, per favore, non sbilanciarti. Questo coso ha anche un meccanismo che gli permette di accucciarsi e sparare come un ossesso. Fuoco! Boom, bitch! Ok, ok, siamo pronti. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Siamo pronti a far fuoco contro il castello avversario. Oh yes, i cannoni non deludono mai. Se c'è una cosa che non vi può deludere sono i cannoni. Cosa stai lì a suonare, piccolo bastardo? Oh yes. No, no, what the fuck? Ok, ok, ci siamo stesi. È che ci piace fare yoga, è soltanto questo. È solo questa la ragione. Però voglio testare anche le balliste contro questo castello, quindi fuoco! Uffa, oh mio Dio, se è avuto, se è stata una figata. Un'altra ballista. Fuoco! Oh yes. Oh yes, ha fatto un bel po' di disastro. Ovviamente il resto può essere completato dai cannoni. Quindi gente, questo mech ha qualche problema di equilibrio, ma per il resto è veramente una figata epica. Le penne. Le penne facciamo. No, no, fuck. Hola todos, signor. Ed eccomi qui con... Hola todos, signor, soy Conchita. No, no, allora, questo non è Conchita, questo è Sensei, tecnicamente, anche se ha un fottuto cappello semi-messicano qui. Andiamo avanti. Allora, questa è un'epica creazione, ovviamente, in scala ridotta, che ci permette di impersonare un ninja, in pratica. O comunque, non sono un grandissimo esperto, ok? Però hai delle incredibili mosse che oggi potremo testare contro questi sprovveduti. Possiamo utilizzare la nostra katana per... Ah, yes! Fare piazza pulita dei nostri avversari. Sho, date via dal mio giardino zen. Sho, mai maestro di arti marziali, i giorni nostri non ho a disposizione soltanto una katana, ma anche un'incredibile pistola. Che manca il bersaglio a tipo 2 metri di distanza. Fuoco! Chissà se riusciamo a tagliare gli alberi con questa cosa. Non se riusciamo a fare il giardiniere messicano. Hola, signor, tengo che amputare tus alberos. Ce la facciamo? Vanno giù come le tessere del domino. No, gente, basta. Pagatemi, per favore. Vengo a casa vostra e vi taglio tutti gli alberi. E anche le vostre mura. Vi distruggo casa. Con la mia katana. Della potenza! Incredibile, una katana. Contro un muro di roccia vince la katana. Voglio testare un'altra incredibile abilità di questo signore della morte. La levitazione. Oh yes, non so bene come funzioni questa cosa, ma a quanto pare gli dà abilità sovrannaturali. Gli permette di fluttuare per affettare i propri nemici con più forza e vigore e orgoglio. Può anche librarsi in aria. Oh, bye bye. Elevarsi al cielo. Chi se ne fotte di questi comuni terrestri. Venite qua, stupidi. È incontrollabile questa cosa. Non andare contro il Non distruggere la torre, per favore. Voglio soltanto visitarla, sono un turista. Sono un turista, signor, sono un turista. Fuck, mi ha distrutto tutto. Ok. Non importa, non importa. Abbiamo fatto il nostro meglio. Chinatevi dinanzi alla potenza del signore della morte. Forgiato dal fuoco di 1000 battaglie. Aspettate, questa era un'altra cosa. Gente, vi presento il Void. Oggi sono a bordo di questo jet ultra leggero fatto di legno che ha incredibili capacità e questa telecamera super figa all'interno dell'abitacolo. Ovviamente abbiamo diverse inquadrature che possiamo utilizzare per vedere questa bella creazione, ma per il momento utilizzerò questa. E via!
Questo dovrebbe essere tipo... Sta prendendo quota automaticamente. Sta prendendo quota. Ok, oh fuck. Ok, forse non stanno troppo bene. Non stanno troppo benissimo. Prendiamo quota. Piano piano. Buono buono. Con questo... Con questo meccanismo teoricamente siamo... Ah! Fuck. Oh yes, molto meglio così. Possiamo anche sparare. Oh yes, dai, devo distruggere questi palloni. Maledettissimi palloni. Morirete tutti. Oh fuck, no, solo. Ok, dobbiamo riprendere quota. Dove sono i palloni? Eccoli là, brutti bastardi. No, le rocce. Oh, manovre evasive. Ah, fuck. Ok, niente manovre evasive. Tutto bene. Ok, allontanato un po' la telecamera per farvi capire come funziona meglio questa cosa. E ora riproveremo a schiantarci contro questi bastardi. No, di un pelo t'ho mancato, brutto, schifoso, figlio di una pallonaccia. No. Ok, stupidi palloni gonfiati, ora verrò e ti insegnerò le buone maniere. Sarò il vostro educatore personale. Vi educo sculacciandovi con le mie dure ali. Cosa sto dicendo? Non voglio nemmeno saperlo. Vieni qua! Preso a testa in giù. È stata una manovra spettacolare. SP si merita un sacco di like per questa cosa, lo sa dentro di lui, ma si vergogna a chiederveli. Vieni qua! Yes, anche il secondo è andato giù. O il terzo, non mi ricordo, sto perdendo i conti. Sono un cacciatore di palloni così provetto che ormai non riesco nemmeno a tenere in conto quanti gabbiani e palloni seduco e maltratto nel corso della mia vita di Casanova. Sei mio palloncino! Bye. Cosa stai facendo di là, John? John, smetti di farti le pippe. È troppo pericoloso, John. Hai una mano, un cino, John. È troppo pericoloso. Gente, penso di aver trovato il vero e proprio treno ad alta velocità in The Siege. A differenza dell'altro che vi ho mostrato, che è stato abbastanza un fallimento dato che crashava in continuazione, questo treno che ho trovato invece è veramente, veramente efficace. Tutto si basa su un semplice meccanismo. Queste piastre che devono essere leggermente inclinate verso il treno. E a questo punto il treno può partire ad una velocità incredibile, o comunque accumularla nel corso della sua corsa. È perfetto così, è perfetto, guardate la velocità che sta accumulando. È qualcosa di straordinario, è molto stabile, non sto nemmeno utilizzando l'invulnerabilità. E per questa ragione voglio provare qualche schianto assurdo. Come se fossimo in BMG all'incirca. Ok gente, ho realizzato una sorta di porta da calcio in cui accogliere il treno, non lo so. Comunque volevo realizzare un ostacolo, quindi ho messo insieme un sacco di pezzi di legno. Ho creato qualcosa tridimensionale che il treno possa sfondare. E ora andiamo a testare la sua potenza. E via! Vediamo come se la cava questa cosa. Oh yes, guardate come sta accelerando. Oh mio Dio, è il treno più efficace e più liscio che abbia mai visto in The Siege. Oh mio Dio, va contro il muro, si sta per schiantare. Oh mio Dio, è stato bellissimo, è stato straordinario. L'abbiamo perforato completamente, ha superato il test. Gente, ho deciso di rendere la sfida ancora più difficile costruendo un muro con i blocchi di Super Mario che possa mettere ancora più in difficoltà il nostro treno, perché voglio vederlo spinto fino al limite delle sue possibilità. Diamo il via alla distruzione più totale. Ora vediamo cosa riuscirà a fare. Questo treno contro i blocchi di Super Mario riuscirà a sfondare il muro? Riuscirà a ridurlo in tanti piccoli pezzettini? Guarda la velocità che sta accumulando, il miglior treno di Siege di sempre. E va in contatto. E ce la fa. Incredibilmente riesce a sfondare anche questo muro. Che è stato... i pezzi che vengono proiettati verso l'infinito. I due vagoni si sono staccati, ma questo non è importante. Questo prosegue dritto verso l'infinito, determinato verso il proprio futuro. E boom, bitch. È in pezzi. Ma ha fatto il suo lavoro, ha fatto il suo mestiere. Bravo treno, bravo. Ed ecco a voi gente la creazione più grande, mastodontica addirittura, che abbia mai portato in Basilia. Una monorotaia, che è una sorta di seggiovia, se possiamo chiamarla così, con vari carrelli che vanno avanti e indietro. E addirittura ha gli switch per cambiare le rotaie e i vagoni. È qualcosa assolutamente da malati, non è detto che l'appreziate, ma guardate l'epicità di questa cosa. Inoltre è anche comandabile. Chissà quanto lavoro hanno impiegato per realizzare questa cosa, ma è veramente, veramente straordinaria. Come meccanismo mi ricorda un po' il roller coaster che ho fatto in Scrub Mechanic. Ma a parte questi vagoncini stupidi che vanno per i cazzi propri, quello che mi interessa è questo vagone da battaglia. Infatti esiste questa cosa che ha diverse bombe dei cannoni. Non so per quale ragione, io mi sono ovviamente messo sulla mappa desolata per avere più spazio di costruzione, ma teoricamente potrebbe essere utilizzato come bombardamento su intere città e castelli. Prima però dobbiamo ovviamente liberare il passaggio e ruotare gli switch
per riuscire a far arrivare questo bel carretto da battaglia sulle track principali. Come potete notare, questa cosa si sta ruotando piano 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 piano. Dai dai piccolino, non fare scherzi. Woohoo! Oh yes, è assolutamente malata questa creazione, è una delle creazioni più malate che abbia mai visto. E una volta che siamo qui in cima, possiamo frenare comodamente e switchare. Ho sbagliato pulsante, ho lasciato cadere una bomba. Porca la a questo punto via! E abbiamo anche dei pulsanti ovviamente. Guardateli, guardateli. A parte che sparano soltanto quelli dietro tecnicamente. What the fuck? Ok, non ho nemmeno l'invulnerabilità per questa struttura, spero che non me la sfasci. Devo dire che non è una di quelle creazioni esplosive e super dinamiche, ma è una delle più grandi e magnifiche che abbia mai visto. Soprattutto per l'impegno che ci hanno messo dietro e per quei dannatissimi switch, sono epici. Ed ecco voi gente, il daddy di Bioshock! Il big daddy di Bioshock, eccolo qua, pronto a seminare terrore e distruzione da questi stupidi suonatori vuvuzela, come al solito. Yak, che cosa fai da queste parti? Qua, stupido schifoso, vieni qua. Adesso ti... Adesso riesco a capire come... Oh! Iaccamelo tutto! Possiamo anche... allungare le nostre trivelle! Che creazione provocante! Ok, andiamo avanti, vediamo cosa riusciamo a fare. Cammina! Questa creazione... Ripeto, rifacciamola! Questa creazione cammina! Ok, forse devo utilizzare qualche altra tecnica per camminare. Magari piano piano, così... ballando il tip. Ma vaffan. Cosa sto facendo? Oh mio Dio, cosa mi sto facendo? Cosa sto facendo? Perché mi sto trivellando il pene? No, 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 no. Ok, forse facendo così il mio baricentro si sposta un pochino in avanti. Puoi camminare per cotte faccio. Quindi a quanto pare il Big Daddy di Bioshock in questo momento è affetto da qualche forma di disabilità. Quindi abbiamo dovuto accompagnarlo direttamente vicino al castello, perché altrimenti non poteva arrivarci da solo. Quindi trapaniamola tutta. Oh yes, il divertimento comunque non può aspettare. Cosa sto facendo? Cos'è una mossa di kung fu? Oh mio Dio, mi sono disarticolato tutto. Non posso rovesciare. Problemi seri, veramente gravi alle articolazioni. What the fuck? Oh yes, ho eliminato il carico che ho sulla schiena e ora è pronto per seminare distruzione. Questo big daddy con la grossa trivella più grande del mondo. Vai, yes. Oh yes, ora è decisamente più stabile. Può anche passeggiare un pochino senza rovesciarsi all'incirca. All'incirca. Bastardi, cosa volete, stupidi suonatori? Non prendetemi in giro per la mia... Oh fuck, adesso mi rovescio dall'altra parte. Però abbiamo la forza per distruggere tutto strisciando come degli ingrati per terra. Oh mio, cosa sto facendo? Perché mi continua a mettere la trivella in posti in cui non dovrei mettermela? Ok, 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 siamo a posto, siamo a posto. Cosa sto facendo? Ok, non importa. Ho piccolo esercitazione di breakdancing. Oh, Espy, youtuber dal multiforme ingegno. Pure danza con i robot nel suo canale. Oh mio Dio, li sto sterminando tutti. È la migliore arma di distruzione di massa. Questo è un altro episodio di Besiege. Spero che questo robot... questo è il pube del robot, vero? Vabbè, spero questo robot controzionista vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un sacco di like. Arriviamo almeno a 500 per il prossimo episodio. E commentate qui sotto con le vostre idee da realizzare nei prossimi episodi. Ciao, ciao.